Attenzione! I fatti narrati in questo video sono fatti realmente accaduti. Quindi mettete un bel mi piace, mettetevi comodi e gustatevi questo video. Buona visione! Ma! Questa è benzina. Alle ciance e cominciamo! Via! Valeria, ascoltami! Io ho bisogno della foto delle tue Per me è davvero molto importante ed essenziale, capisci? Ma perché che ci devi fare, Vito? Cioè, fammi capire, per me è molto importante ed essenziale! Come se la foto delle di Valeria sia questione di vita o di morte, no Vito? Io non lo capisco a questo, cioè, no, ma veramente è così davvero importante? No, perché raga, da come lo dice sembra che se non gli fa la foto alle di Valeria muore Vito. Misteri della psiche umana. Ma che cazzo vuoi da me? Ma tu stai male davvero? Se vuoi farti le vai su YouTube o su Tre facce di Valeria incazzate nere, anzi no, incazzate rosse in questo caso, proprio che non controllano la rabbia. Ma cosa c'entra? Non è per quello! Io sono un bravo ragazzo e non vado nei siti. Sei sicuro di essere un bravo ragazzo, Vito? Eh no, perché da quello che dici non mi sembri che sei un bravo ragazzo. Tu che idea hai di bravo ragazzo, Vito? Perché veramente, fatti un esame di coscienza, perché quello che fai e quello che dici non è da bravo ragazzo, ok, Vito? Sveglia, Vito, sveglia! Se eri un bravo ragazzo, non mi proponevi queste cose. Tu non sei un bravo ragazzo. Tu sei un ottimo Grande, continua così, rompigli il c***o a Vito. Raga, hashtag Vito. L'ha detto lei, non l'ho detto io. E comunque gli do ragione, perché una persona normale non va a fare certe proposte. Allora, ascolta, facciamo così. Mi è venuta un'idea pazzesca. Faccetta con l'occhiolino e ho paura, raga. Perché che cacchio di idea potrebbe avere Vito, raga, secondo voi? Uno che gli dice a una sconosciuta di mandare una foto delle sue su WhatsApp, che idea potrebbe avere? Scrivetemi nei commenti, mi raccomando, cosa pensate di questa cosa, eh? Perché adesso parte l'idea di Vito, sentiamo che intelligenza sovrumana, proprio sarà l'apice dell'intelligenza, Vito, eh? Anche perché Vito, quando dice qualcosa, la dice con quella facilità che ti fa capire, tipo, che veramente questo da grande può diventare un serial, capito? Sentiamo questa nuova. Se tu magari mi mandassi la foto intera delle tue io poi con Photoshop ti e la cambio con un'altra. Così nessuno saprà che quella sei tu. Un attimo, raga, un attimo. Perché forse non l'ho capito bene, un attimo. Se tu magari mi mandassi la foto intera delle tue e fino a qua ci siamo. Io poi con Photoshop ti e la cambio con un'altra. E già qui l'idea è malata, ok? Così nessuno saprà che quella sei tu. Minchia, avevo letto bene. Vito, che gran Vito, ma sei sicuro che sia una buona idea, Vito? Tu sei sicuro che questa è un'idea? Questa qui mi sa più di che di idea, Vito. La cosa bella è che è convinto. Cioè, ti preoccupi. Perché è ancora un 2000? Questo veramente quando cresce diventa Vito, te lo dico con il cuore, fai come se fossi tuo fratello maggiore, ok? Cambia Vito. Evidentemente la roba in quel modo ti fa male. No, vabbè, tu sei completamente Io ci rinuncio, sei un caso perso, Vito. Raga, ha ragione Valeria. In questo caso Valeria ha ragione. Che si è dimostrata di essere che ha detto chiaramente a Vito non te le esco perché sei un cesso. Quindi se ci fosse stato un altro che era bello gli sarebbe piaciuta a Valeria, gliela avrebbe uscite volentieri. In questo caso però ha ragione, cioè Vito è un caso perso, a prescindere è perso. Non ci puoi nemmeno ragionare con uno che ti fa certe proposte e ha certe idee, ok? Perché già è un caso perso dall'inizio, cioè tu perdi in partenza. Rinuncia, ok? Ma dai, che è un'idea geniale. Un'idea geniale, Vito? Vito, ripeto, cambialo.
Perché evidentemente, come la lui ti fa male. È una invece. No, dai, è un'idea magnifica. Vedrai che così non ti scopriranno. E qua Valeria un po' si sta cominciando ad alterare ancora di più, ok? Forse non mi sono spiegata bene. Io non faccio nulla di tutto ciò. Devi solo andare a fanculo, Vito. E c'è una bella forma di cesso, cioè di gabinetto. Credo che abbia voluto rappresentare Vito, no? Perché ha detto tante volte che Vito è un cesso e l'ha rappresentato in forma simbolica. Proprio un cesso, è proprio un disegnato un cesso, un emotion a forma di cesso. Ma dai, ma che ti costa uscire le tue per me, dai! Avrei tante parole da dirti, Vito, ma mi trattengo perché voglio sbrigarmi a finire, perché prima finiamo e meglio è, ok? Andiamo avanti. In fondo non ti sto chiedendo nulla di male, lo sai benissimo. Sei una 2000 e tutte le 2000 fanno così. Ma chi te l'ha, Vito? Ma te lo vuoi togliere dalla testa che sei quest'idea che tutte le 2000 sono che tutte le 2000 le devono uscire le agli sconosciuti su WhatsApp, su Facebook? Ma chi c***o te l'ha detta sta c***a, Vito? Ma ci sei nato così, Vito, o ci sei diventato con l'evoluzione del tempo? Ti ho già detto che non siamo tutti uguali. E da come ti comporti tu mi stai facendo vergognare di essere una 2000. Brava Valeria, così ti voglio. Cioè, stai cominciando ad essere un po' più seria, eh? Continua così, mi raccomando, non ti perdere per strada, eh? Che vai forte. Sì, certo, fate tutte le santarelline, poi invece le uscite a tutti quelli che vi piacciono. Vaffanculo, Vito. Mi pare che sono stato chiaro, no? Meglio lo dici direttamente, vaffanculo. Può essere che lo capisce. Senti, ora ti blocco, basta. Hai rotto le... No, aspetta, non farlo. Dai, non fare così. Ma perché, come cacchio dovrebbe fare, Vito? Spiegamelo, Vito. A te sembra normale tutto ciò? Vito, tutto ciò sembra normale a te? Fai una cosa, Vito. Rileggiti tutta la chat di queste 8 puntate. Fatti un esame di coscienza e pensa: ma non avrò detto tante... Ma forse c'ha ragione Valeria e tutte le altre 2000 a mandarmi a fanculo. Pensa a questo, Vito. E poi mi fai sapere, eh? Grande. Hai superato ogni limite adesso. Mi dai fastidio, lo capisci? Non ti sopporto più. Sei un cesso, non le esco a te. E minchia, però anche tu, Valeria, cioè, io ho finito poco fa di dire che stai camminando nella strada giusta, che stai andando nella retta via. Sei un cesso, non le esco a te. Perché se c'era Brad Pitt gliel'avresti uscite, Valeria. No, ma io... No, boh, no, non lo so, aiutatemi. Raga, scrivetemi nei commenti, mi raccomando, cosa ne pensate di questi due. Perché io voglio sapere se secondo voi è giusto come penso io. Cioè, di questi due non se ne salva uno. Nemmeno mezzo, nemmeno un quarto se ne salva. Vi prometto, come sempre, che i commenti li leggo tutti. Ultimo messaggio di Vito che conclude questo 8° episodio di Escile, uscire le t***e su WhatsApp. È come al solito il disco rotto di Vito che parte e non finisce più con escile, 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 escile. Vito, veramente mi stai facendo soffocare.